Napoletano e francese. Allora, magari questa la facciamo dopo. Adesso vi racconto che in tutte le varie incursioni che ho fatto, l'ultima cosa è stata quella di fare un documentario, andare in giro per il mondo insieme ai miei musicisti. Mi sono portata le prime due tappe, sono state Tunisi e Algeri. Tutti dicevano: siete matti, andate in quei posti, state attenti. Era più sicuro lì che sotto casa mia. Grazie appunto al suono della voce, ci si era aperta questa strada internazionale legata a dei festival internazionali dove non era una situazione di italiani all'estero, ma erano proprio festival world jazz dove c'erano tunisini, algerini. Quindi devo dire che la paura era tanta. E la prima cosa che abbiamo pensato è quella di portare un dono, come fanno i brasiliani. I brasiliani, quando vengono in Italia o vanno in giro per il mondo, portano un regalo sonoro, fra loro si regalano musica. E quindi abbiamo pensato di trovare una canzone araba. Ho fatto una ricerca insieme ad un mio amico tunisino che vive a Roma e mi ha dato una valanga di canzoni. E io ho scoperto questa meraviglia, si intitola Ahuac, che vuol dire ti adoro, ed è la loro Il cielo in una stanza. E quando ho iniziato a cantare, voce tremolante, dicevo: mamma mia, bastato 20 secondi, loro hanno cominciato a cantare con me, è stato meraviglioso. Vai. Home that
Garra